Buongiorno ragazzi, oggi vi introduco le disequazioni di secondo grado. Una disequazione di secondo grado vi si può presentare in forma normale in questo modo: ax alla seconda più bx più c maggiore o minore di 0, oppure ax alla seconda più bx più c maggiore uguale a 0 oppure minore uguale di 0. Come vi ho scritto, cercare le soluzioni di una disequazione di secondo grado vuol dire chiedersi dove la parabola associata, che ha equazione, sapete benissimo, y uguale a x alla seconda più bx più c, è positiva o negativa. Cioè ci chiediamo per quali valori delle x la nostra parabola si trova sopra o sotto l'asse delle x. Cioè questo cosa vuol dire? Ci chiediamo. Ad esempio, queste sono le due intersezioni della parabola col nostro asse x. Chiedersi appunto dove questa parabola, ad esempio, è positiva, vuol dire andare a cercare i valori di x che rendono positiva la nostra parabola. Quali sono i valori di x che rendono positiva la parabola? Quei valori che stanno prima di x1 e dopo x2. Cioè quei valori tali per cui la parabola sta sopra l'asse delle x. Quali sono invece i valori che rendono negativa la nostra parabola? Quei valori che sono compresi tra x1 e x2 e che fanno stare la parabola al di sotto dell'asse delle x. Perché diciamo sopra e sotto l'asse delle x? Ricordatevi che qui c'è l'asse delle y. E i valori che stanno sopra l'asse delle x sono i valori positivi della parabola. I valori che stanno sotto l'asse delle x sono i valori negativi della parabola perché stanno sotto nella parte negativa dell'asse y. Vi ho parlato di intersezioni. Ricordatevi che noi quando abbiamo studiato la parabola e abbiamo cercato le intersezioni della parabola con l'asse delle x, abbiamo risolto sempre un sistema in cui appunto abbiamo messo la nostra parabola con l'asse delle x che è equazione y uguale a 0. Questo poi ci ha permesso di risolvere, di trovare l'equazione risolvente ax alla seconda più bx più c uguale a 0, di cui abbiamo calcolato il delta e trovato le eventuali soluzioni. Sapete, possono non esserci soluzioni se il delta è negativo. Può esserci una sola soluzione oppure due soluzioni, a seconda che il delta sia uguale a 0 oppure maggiore di 0. Quindi per questo parliamo di intersezioni. Quindi ricordatevi questo. Se A è positiva, quindi noi abbiamo la nostra equazione della parabola, dove A, ricordatevi, che deve essere necessariamente diversa da 0, altrimenti non abbiamo più una parabola ma una retta. Quindi se A è positiva, la concavità della nostra parabola è rivolta verso l'alto. E abbiamo tre casi. Il primo caso in cui il delta è maggiore di 0, risolvendo l'equazione troviamo due intersezioni con l'asse delle x e quindi abbiamo la prima configurazione. Secondo caso in cui il delta è uguale a 0, troviamo due soluzioni ma coincidenti. Quindi la configurazione della parabola è la seconda. Terzo caso, abbiamo che il delta è negativo e in questo caso quindi non troveremo delle soluzioni della nostra equazione associata, quindi della nostra equazione risolvente, quindi la parabola non interseca l'asse delle x. Analogamente per a minore di 0, cosa cambia? Che nel caso in cui a sia minore di 0, allora la concavità è rivolta verso il basso. Però se il delta è positivo abbiamo comunque due soluzioni, x1 e x2. Se il delta è uguale a 0 abbiamo due soluzioni che al solito sono coincidenti. Se invece il delta è minore di 0, anche in questo caso, appunto come prima, non abbiamo soluzioni e la parabola si trova tutta al di sotto dell'asse delle x. Questo schema è molto importante perché poi sarà molto utile negli esercizi che risolveremo. Vi ho proposto qui un primo esempio. Quindi proviamo a risolvere questa disequazione di secondo grado, x alla seconda più 3x più 2 maggiore di 0. Allora, come prima cosa andiamo a guardare qual è il valore di a. Il valore di a è 1, è positivo, quindi la concavità è rivolta verso l'alto. B e C sono rispettivamente uguali a 3 e 2.
Così abbiamo calcolato il delta, quindi b alla seconda meno 4ac, cioè 9 meno 8 uguale a 1. Il nostro delta è uguale a 1. Formula risolutiva per trovare le due nostre soluzioni. Sono due perché il delta è positivo, quindi x1, 2, abbiamo ottenuto come valori meno 1 e meno un mezzo. Quindi abbiamo delta positivo a maggiore di 0, quindi siamo nel primo caso che vi ho indicato nello schema. Quindi la nostra parabola la andremo a disegnare in questo modo. Concavità verso l'alto, due intersezioni che corrispondono a x1 e x2, quindi corrispondono a meno 1 e meno un mezzo. Ricordatevi che si va appunto in ordine, quindi per valori crescenti. Ora andiamo a vedere cosa ci chiede la disequazione. La disequazione ci chiede di prendere i valori positivi della nostra parabola, quindi i valori che si trovano al di sopra dell'asse delle x, cioè per intenderci questi due rami. Questo ramo si trova al di sopra dell'asse delle x, come quest'altro ramo si trova al di sopra dell'asse delle x. Quali sono i valori corrispondenti in questo caso delle x che mi rendono positiva appunto la parabola? Sono le x minori di meno 1 e le x maggiori di meno un mezzo. Quindi possiamo scrivere la soluzione in questo modo: x minore di meno 1 oppure x maggiore di meno un mezzo. Questi sono i valori che rendono positiva la nostra parabola. Attenzione, questi due valori, meno 1 e meno un mezzo, non sono valori compresi perché il verso della disequazione è maggiore. Se il verso fosse stato maggiore o uguale, allora cosa sarebbe cambiato nella nostra soluzione? Quindi la parabola sarebbe stata sempre la stessa con le stesse intersezioni, ma meno 1 e meno un mezzo in questo caso sarebbero stati due valori compresi, quindi ricordatevi pallino pieno, pallino vuoto, quindi in questo caso pallino pieno. I rami della parabola sarebbero stati sempre gli stessi perché appunto avremmo avuto un maggiore o uguale e quindi avremmo preso sempre gli stessi valori con l'aggiunta di meno 1 e meno un mezzo. Quindi in questo caso la soluzione sarebbe stata x minore o uguale di meno 1 oppure x maggiore o uguale di meno un mezzo. Ok, quindi questo è il primo esempio in cui abbiamo avuto a maggiore di 0 e il delta maggiore di 0. Vediamo un secondo esempio. Quindi, esempio 2, vi propongo di risolvere insieme la disequazione 9x alla seconda meno 12x più 4, questa volta minore di 0. Allora, a è uguale a 9. È maggiore di 0, quindi ancora la concavità della parabola è verso l'alto, quindi abbiamo una parabola che dopo disegneremo in questo modo. B è uguale a meno 12, C è uguale a 4. Quindi andiamo a calcolare il nostro delta, quindi sempre B alla seconda meno 4ac, B alla seconda è 144, meno 4ac è anche lui 144, quindi il valore del delta è 0. Quindi troveremo due soluzioni coincidenti. Quindi x1, 2 sarà dato da meno b, quindi 12, più o meno la radice del delta, ma il delta è 0, quindi nulla, fratto 2a, quindi 18. Possiamo semplificare, quindi dividiamo per 6 e otteniamo 2 terzi. Quindi abbiamo che la soluzione x1, 2 è uguale a 2 terzi. La nostra parabola, che aveva concavità verso l'alto e ha una sola intersezione con l'asse x, l'andiamo a disegnare in questo modo. Questo è il nostro valore 2 terzi, che non è compreso perché appunto la disequazione ha verso minore, non minore o uguale, quindi pallino vuoto. Adesso questa disequazione ci chiede per quali valori di x la nostra parabola è minore di 0, quindi per quali valori di x la parabola sta al di sotto dell'asse delle x.
Se osservate bene l'ultimo grafico che abbiamo fatto, quindi questo, non c'è alcun valore della parabola che sta al di sotto dell'asse delle x. Quindi la soluzione di questa disequazione è l'insieme vuoto. Questa disequazione è impossibile, non c'è alcun valore al di sotto della parabola che sta al di sotto dell'asse delle x. Supponiamo che la richiesta della parabola dello studio della parabola, al posto di avere appunto un minore, fosse stato minore uguale. Quindi cosa cambiava nel nostro grafico? Il pallino diventava un pallino pieno. E quale sarebbe stata la soluzione in questo caso? Quali sono i valori minori o uguali della parabola? Minore uguale di 0, minori nessuno, uguali il 2 terzi. Quindi in questo caso la soluzione sarebbe stato il solo valore 2 terzi. Cosa cambiava se invece la disequazione avesse avuto come verso il maggiore? Quindi proviamo a trascriverla. Quindi la disequazione, se fosse stata 9x alla seconda meno 12x più 4, per esempio, maggiore o uguale di 0, avremmo avuto la stessa identica configurazione, quindi lo stesso grafico, con un pallino pieno, ovviamente, perché vi ho preso il verso maggiore o uguale. Quindi ora ci chiediamo quali sono i valori della parabola che stanno al di sopra dell'asse delle x? Tutti. Quindi la soluzione della nostra disequazione sarebbe stato l'intero insieme dei numeri reali. Avremmo potuto scrivere appunto S è uguale all'insieme dei numeri reali, quindi R, oppure, come sapete, per ogni x appartenente ad R. Le due cose sarebbero state analoghe. Vi propongo un ultimo esempio con delta minore di 0. Quindi prendiamo la disequazione 3x alla seconda più 2x più 5 maggiore di 0. Qui in questo caso a è uguale a 3 ed è ancora positivo, quindi ancora concavità verso l'alto. B è uguale a 2, C è uguale a 5. Quindi calcoliamo il nostro delta. B alla seconda, quindi 4, meno 4a per C, quindi meno 60. Quindi il tutto è uguale a meno 56, che è un valore negativo. Quindi non troveremo alcun valore di x. Però abbiamo visto prima che nel caso in cui il delta sia minore di 0 e la a è positiva, siamo in questo caso. Quindi avremo un grafico di questo tipo, cioè la parabola non interseca l'asse delle x. Quindi questo è il nostro asse x, la nostra parabola è fatta in questo modo. Andiamo a vedere cosa ci chiede di fare la nostra disequazione. Ci chiede di prendere la parabola, i valori di x per cui la parabola è maggiore di 0, quindi per cui è positiva, cioè sta al di sopra dell'asse delle x. La parabola è tutta sopra l'asse delle x, quindi per ogni valore di x la parabola è sempre positiva, quindi la soluzione, come abbiamo scritto prima, o è l'insieme R, oppure possiamo scrivere per ogni x appartenente ad R. Se invece la parabola ci avesse chiesto di prendere i valori negativi, quindi i valori che stanno al di sotto dell'asse delle x, in questo caso la configurazione non sarebbe cambiata, quindi il grafico sarebbe sempre stato lo stesso. Quali sarebbero state le soluzioni? Nessuna, perché non ci sono valori della parabola che stanno al di sotto dell'asse delle x, quindi insieme vuoto. Oppure, abbiamo anche visto, si può scrivere non esiste x appartenente ad R.